Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's. Bentornati amici con il salotto delle pippe di Man Style. Oggi parliamo di shopping. Ho fatto shopping. Ho comprato su AliExpress dei prodotti pippari. Io neanche immaginavo che ci fossero, sono onesto. Ci sono capitato per caso, perché l'altro giorno mi è capitato un video di Tony Spipe che decantava questo portapipe della Vauen. Io non ho preso quello della Vauen perché non so se non c'era, comunque ne ho preso un altro. E quindi sono andato per curiosità su AliExpress a vedere. E mi si è aperto un mondo di roba più pari, a dei prezzi eccezionali. Quindi ho detto, condividiamo la nostra esperienza. Allora, e voglio parlarvi degli acquisti che ho fatto. Allora, ovviamente ho comprato questo portapipe che a 8 euro è veramente una cosa devastante. Cioè, perché poi ha anche la pochettina porta tabacco che secondo me ci sta dentro tranquillamente anche quasi, cioè una mezza busta di Italia di golf ci sta tutta, è veramente comoda, anche perché dentro comunque è siliconata, quindi dura anche come umidità e come aroma, anche se poi magari c'è il rischio di un po' di contaminazione plasticosa, non lo so, devo provare. E ho preso un pigino cecoslovacco perché veniva tipo 80 centesimi. E ho preso degli scovolini perché venivano anche questi poco più di un euro, quindi mi sembrava un prezzo accettabile visto che stavo facendo shopping. Le pipe non le ho prese, le ho messe solo per farvi vedere la grandezza delle cose. Qua ho una brucianaso da Talamona e una della Mastro. Ho preso questo accendino qua, e questo è l'unico che mi ha fatto tribolare, perché questo video qua in realtà doveva uscire qualcosa tipo un mese fa. Ma mentre l'altra roba in una settimana mi è arrivata, l'accendino ci ha messo più di un mese, cioè, ma non so perché, però è veramente un accendino che pagato 8,70 euro, cioè, assomiglia molto agli accendini della Peterson, cioè è veramente notevole e devo dire che funziona anche molto bene. L'ho caricato ieri, sotto si regola, si carica come tutti gli accendini del mondo, e c'è anche il pigino, quindi direi che è un accendino veramente premium a pochi soldi. Ora non so che durata farà, però cazzo, costa poco più di un bic alla fine, cioè, voglio dire, di cosa stiamo parlando? Se non hai la sfiga che ti perde gas da subito, secondo me è un po' dura. E poi ho preso questa cosa qua, molto utile, che in realtà servirebbe per rollare le sigarette. Però è un sigarette, chiamiamole sigarette. Però è un vassoietto comodo in generale per il tabacco e secondo me è anche di una dimensione perfetta proprio per farci la nostra carica di pipe. Io ho il vassoio grande, come quasi tutti gli appassionati di pipe, di Riffo di Raffa da qualche parte si sono procurati il vassoio grande. Però al di là che costa comunque qualche decina di euro, è molto ingombrante e alla fine non serve neanche tutto quello spazio per caricare la pipa. Questo pagato 2,30 euro mi sembra, è in bambù, cioè è utilissimo perché ci metti il tuo tabacco, ha tranquillamente il per far ritornare il tabacco nella lato cosa, è vero, non ha il poggia pipa, però adesso io l'ho tirato fuori. Comunque sia, ho acquistato anche il poggia pipa, di cui magari vi metto l'immagine, a 1,80 euro in pelle, quello classico col bottone, quindi che sta benissimo qua dentro. Adesso l'ho tirato fuori, mi sono dimenticato di metterlo dentro per il video. Quindi ti tiri fuori il tuo porta pipa e te lo metti lì. Questo sta dentro, se volete, vi sta dentro. Quindi anche quando andate in giro ve lo potete portare dietro. È comodissimo. Cioè, io sono rimasto basito perché a fronte di una spesa che 8, 8, 16 devo aver speso con la spedizione sotto i 30 euro, cioè, ho portato a casa un sacco di roba utile
che sicuramente comprata in giro per i vari negozi. Ah, ecco dove l'avevo messo, ce l'ho, amici, ce l'ho. Per i vari negozi avrei speso sicuramente di più. Quindi, signori, di che cosa stiamo parlando? È vero, io non sono entusiasta di comprare all'estero i prodotti della Cina, però in questo caso qua, una volta ogni tanto, uno shopping così, anche solo per curiosità, per provare la qualità dei prodotti, secondo me si può fare. Alla prossima, qua sul canale di Man Style, nel salotto delle pipe, spero che vi sia piaciuto il mio servizio. Ah, un attimo, vi ricordate, Rametto è la mascotte del canale, anche se tanto che non ve lo faccio salutare, oggi questa puntata è tutta per lui. Un saluto dal nostro Rametto. Allow me to introduce myself. I'm a man of wealth.